Le figlie, dici? Sì, le figlie ce ne ho due, una di 20 anni e una di 15 anni più o meno. Sai che ti volevo chiedere? Ma l'altra volta mi hai raccontato di nonno Lorenzo. No? Mi raccontavi com'era. Sì, e perché passa? Andava sempre giù, Stava sempre al terreno. Partiva da qua giù che c'era questa casa. A fine di abitare mia. Abitava fuori al paese? Giù, stavano proprio giù all'inizio dei... Prima della discesa? Dove sta Claudia? Claudia Martini? Claudia? Dove sta Luzzi? Dove sta Piero Luzzi, diciamo? Sì, ma Luzzi dove sta? Pure lui stava prima della discesa? Sì. Appena prima, l'ultima volta. Sì. E stava là le case. E che il treno c'era quello giù, che mo c'ha papà, no? Sì, stava colpita da quelle parti, ma non erano ancora tanto... c'erano che ce l'avevano, ma però non erano troppo fosse per il lavoro, capito? Perché ce l'avevano proprio così. Invece c'erano... tutte le riva proprio scavolate, no? Ma erano perché facevano l'olio, no? E a me papà mi ha raccontato che le piante d'oliva che ci stanno da noi, dice che nonna Nelia si ricordava quando lei era piccola, l'hanno piantate quando era piccola. Allora, siccome nonna Nelia era del 25, più o meno nel 30 l'hanno piantato quegli olivi, i piantoni, quindi mo c'hanno 85 anni, quelli miei qui intorno a casa mia. E infatti morendo parecchio, sì. Sono cose dei vecchiai già. Pure io ho sempre una china da una nemica, che è parente, che è un'altra stessa. Di là se tutte se come si gira, trova che ci stanno via. Io vorrei non fare. Ancora non so le quattro. E insomma, non lo resta, mi dicevi, se ne stava giù al terreno, che faceva? Dimmi un po'. Si è sempre a guardare. Chi passava? Allora, perché non c'era questa pepinella, non sono morta. Che veniva, c'erano gigi. Ma più che altro, per asparagi. Venava da raccogliere asparagi. Allora noi eravamo da qua su, i primi qua su, e lui mi dava così, dice, e quando però cosa, quando vedevano, dico ma che non ci conosci, gli feci a stare giù, non lo penso, dico ma non ci conosci a noi, dice ma io, e che vengono, perché non uscivano mai, stavano sempre da capi giù, quando esce va a farsi un giretto su, perché lui che lavorava, perché era già da una certa età. Però lavorava la campagna, lavorava la terra. E insomma, se ne si passava là, se la passava bene. Dico, ma dico, poi non conoscevo un coso. Ma noi dico, mica siamo venuti per... Mi piace la roba tua, insomma. La roba tua. Lui asparagi e cose, mettevamo una penna, cosa, e ce lo coglievamo così per un campo. O a mezzo la fatta che ci passava il coso, non ne faceva danno, ecco, niente.
Certo, è come io pure mo che vado a raccogliere, mica faccio danni. Insomma, mi voleva raccogliere la squadra di Manuel Lorenzo. Gli dispiaceva. E lui stava là che faceva, lavorava la terra, c'aveva quelle bestie che... Però io da quando che cominciavano con queste cose sono morta. Non c'è sfollato più, perché c'era mamma, moglie insomma, si chiamava Rosa, aspetta. Manco io me lo ricordo. E si stava sempre tutti e due assieme, si faceva mangiare, tutto può darsi che se ne andavano giù. Era quel bel pezzo di corda, perché da già qua giù non me l'avevo minata. dovevano fare una salita. E infatti sono venuto a piedi oggi. Perché io proprio mi domandavo, siccome io ho questa voglia di rimanermene in campagna, no? Io pure magari trovo una ragazza e rimanermene in campagna, dico forse l'ho ereditato dai nonni. E allora mi stai a dire che pure nonno se ne stava sempre in campagna, allora Sì, c'è tante. è normale che io pure me ne sto sempre in campagna. Non vanno a lavorare tanto perché non avevano bisogno, c'avevano tutto quello che gli serviva. Però E c'hanno la terra, c'hanno i piantoni, c'erano, avevano tutto. dice che l'anno ha festeggiato perché Però ha fatto 100 quintali di grano, nonno Lorenzo, un anno. cacciava. E hanno festeggiato, hanno fatto la festa, quindi quando c'è la terra, c'è i piantoni, non serve denaro Che farò, famo? Vabbè.